Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ecco, lo vedete, questo indirizzo di posta elettronica dove giungono tutte le vostre email. Qualcuno ci racconta e ci scrive che la sua email non è stata letta o non ha avuto nessun tipo di riscontro. A volte lo spam gioca a brutti scherzi nella posta elettronica, quindi inviateci nuovamente la vostra email, anche se l'avete inviata, qualcuno racconta che l'ha inviata qualche anno fa. Allora, inviateci nuovamente la vostra email, come ad esempio ha fatto Maria Grazia. Maria Grazia è una giovane donna calabrese che scrive: mio papà mi portava sin da piccola a San Giovanni Rotondo e col passare del tempo Padre Pio è stato un punto fermo nella mia vita. La sua devozione a San Pio è così forte che persino durante il viaggio di nozze la prima fermata, la prima tappa è stata San Giovanni Rotondo. Pochi giorni dopo il ritorno dal viaggio, Maria Grazia scopre di essere incinta a soli 22 anni. L'inesperienza, la giovane età la rendono così ansiosa, piena di paura per la gravidanza. I pomeriggi prendevo il rosario, chiedevo conforto a Padre Pio, ricorda. I 9 mesi di gravidanza però passarono sereni. Il 29 maggio 2017, 4 giorni dopo il compleanno di Padre Pio, Maria Grazia dà alla luce il suo bambino. Il parto è veloce, relativamente indolore, ma è il giorno delle dimissioni che accade qualcosa di particolare. Mentre prepara tutto per tornare a casa, Maria Grazia nota una medaglietta di Padre Pio sotto il materasso della culletta del neonato. Ho chiesto a mio marito e ai miei parenti, ma niente, dice, pensando che forse un'infermiera l'aveva messa lì. Tuttavia la sorpresa arriva quando, una volta a casa, mentre sistema le lenzuola della culletta, ritrova la stessa identica medaglietta. Maria Grazia è confusa, la medaglietta che aveva conservato nella borsa era ancora lì al suo posto e quindi ce n'è un'altra. Parte con le sue domande ai parenti, ma nessuno ha mai visto quelle medaglie. Una settimana dopo sua mamma torna da San Giovanni Rotondo, le porta un libro intitolato La Madonna nella vita di Padre Pio e leggendolo Maria Grazia capisce tutto. Scrive: capisco che Padre Pio era sempre accanto a me. Un racconto in particolare del libro poi la colpisce profondamente e lei trascrive questo aneddoto. Una signora vittima di un incidente stradale si sottopone ad un intervento d'urgenza durante il quale le vengono tolti i gioielli, inclusa una collana con una medaglietta di Padre Pio. Il marito, che non aveva mai visto quella medaglietta, si pone delle domande. Quando va a trovare Padre Pio per ringraziarlo delle preghiere e riferirgli che la moglie sta bene, si ritrova sul comodino la stessa medaglia, la stessa medaglietta della moglie. Anche lui, come Maria Grazia, capisce che Padre Pio era sempre stato accanto a loro. È questa la storia di Maria Grazia che ha voluto condividere con tutti noi e lei conclude: mi chiedo spesso come sia possibile che Padre Pio ci abbia fatto questo grande regalo.